Ciao ragazze, ciao ragazzi, top! Bentornati in un nuovo video haul natalizio. Che bello! Allora, questo video qui, cioè queste cose qua, le ho comprate quando ero ancora in Basilicata. Alcune cosine le ho comprate qui a Milano. Invece, vi faccio prima vedere le cose comprate in vacanza e poi vi faccio vedere le cose che invece ho acquistato qua per Natale. Allora, passo subito a questi candelabri che sono esattamente due. Come potete vedere, sono due. Li ho presi entrambi rossi, ovviamente per fare pandan. Vedete? Rosso e rosso. Li ho controllati, sono perfetti. Questi li ho pagati 12 euro a candelabro, ma sono bellissimi perché sono che fanno la luce e con la pila funzionano. Come li ho visti, non potevo non prenderli. Troppe cose molto pucciose ho trovato. Allora, è tutto straimballato benissimo, proprio. Cioè, ditemi voi se non è qualcosa di fantastico. Cioè, guardate che bello. E questo fa una signora scena a tavola. No, vabbè. Allora, questo è composto, so set da tre candele, una più alta, una media e una più piccola. E poi questo qui è penso il pungitopo che si chiami, non lo so. Con queste piccole bacche. Quando dico bacche mi viene in mente blues. Ovviamente qui la base è rossa perché è stupenda, ma ha fatto veramente bene. Guardate qua. Ovviamente ci sono dei pezzi di pino sintetico, tutto brillantinoso. E il bello appunto che fa le luci. Qua ci sono il pieno di glitter anche qua. E sotto al vano della batteria. E funziona con 4 mini stilo. Questo qua ve lo farò vedere in funzione quando vi farò il room tour. Quando vi farò il room tour Christmas Edition, prima vi farò il room tour normale perché manca veramente pochissimo, qualche accorgimento, devo far stampare la foto per quel quadro e poi vi faccio il room tour e poi vi farò il room tour Christmas Edition. C'è una mosca fastidiosissima che non la sopporto più. Comunque, c'è. È veramente spettacolare. Questo è stupendo e sono stracontenta di averlo preso. C'era anche oro e argento, ma rosso secondo me era eccezionale e quindi ne ho presi due di questi. Poi ho preso questo tipo portalanterna che è stupendo con la corda qua. Questo qui l'ho pagato 6,80 euro e sinceramente per quanto è bello è veramente irrisorio il prezzo. È bellissimo. Dentro contiene un vaso in vetro. Asso praticamente protetto con la plastica e al suo interno ho messo questa candela che ho comprato a parte e questa qui è tutta rossa con i glitter. Questa qui l'ho pagata 2 euro. Guardate che bella, proprio super sbrilluccicante. Poi ovviamente si possono mettere anche altri tipi di candele dentro, ovviamente anche più grande perché vedete la circonferenza di questo vetro è veramente grande. Ve lo faccio vedere senza questa pellicola. Ok. Questo è il vasetto, insomma. Così è vuoto, come si presta vuoto, come si presenta vuoto. Qui molto molto carino. E appunto andando a mettere una candela risulterà così. Ovviamente tolta la plastica e tutto. Lo trovo veramente un amore, bellissimo, fa atmosfera. È veramente molto molto bello. E quindi non potevo lasciare là. Poi ho preso per fare degli addobbi, delle decorazioni, questi funghetti. Vedete che hanno il gambo. Sì, questo si è un po' aperto adesso, però era sigillato quando l'ho preso. Questi qua li ho pagati solamente 70 centesimi a busta e sono bellissimi. Guardate che belli, molto molto carini questi funghetti. E appunto ne ho presi due confezioni per fare delle decorazioni. Io adoro fare queste cose, proprio impazzisco. Da questo cinese ho preso queste cose. In un altro cinese più grande ho preso
queste cose qua. Allora, questo è torta bonbon, cioccolatini, caramelle. L'ho pagato a 6,50 euro, è in ceramica. E ve lo faccio vedere. Questo qua è a forma di scatola, ce l'ha a forma di alberello e a forma di stella, mi sembra. Io ho preso questo qua, più classico, perché mi è piaciuto di più degli altri, perché è tutto bello sigillato. Ed è fatto così. La scatola sotto è così, si presenta così, tipo il pacchetto regalo, con queste decorazioni. Cioè, guardate che bello, curato non nel minimo dettaglio. È proprio bello, vedete? Qua fa il rilievo perché va a simulare un fiocco, mentre qui è liscio. Infatti qui i bordi sono questi due, il rilievo, gli altri sono lisci. Ed è veramente molto molto carino. Così è quando è chiuso. È veramente un amore. Questa qua messa sul tavolo, un tavolino, fa veramente arredo Natale. Poi comunque quando arrivano ospiti si apre, si offre un cioccolatino, una cosa. Molto molto bello, davvero. L'ho adorato e quindi non potevo non prenderlo. Poi, sempre in questo cinese qua grande, ho preso questo qua. Purtroppo si è staccato, però con un punto di colla a caldo non succede niente. Ma, cioè, un euro, un euro, quindi niente. Allora, questa stella, perché hanno tre forme diverse, ho preso questo qui a forma di stella con queste palline che sono tipo delle campanelle, molto molto pucciose. Poi appunto mi farò mettere con la colla a caldo da Davide e lo faccio sistemare. Poi ho preso questo a forma di alberello. Ecco, vedete, un euro, proprio poco, ma è carinissimo. E questo... Ah, no, 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 scusate. Allora, questi sono così, praticamente. Questo è a forma tondo, quindi una campanella fatta così e ha il suo fiocco, e questo anche. Questo qui, questo fiocco, fa parte di questo. Eh sì, quindi va qua. Mi sembrava che mancasse qualcosa a questo. E questo va così, l'alberello. Proprio molto carini, per un euro ne ho presi tre e molto molto pucciosi. Poi ho preso questi due cesti perché oltre a ricordare il Natale, sinceramente li ho presi anche per fare arredo nella casa che avremo io e Davide. Ne ho presi due, uno grande e uno più piccino, anche perché questi qua vanno bene anche in inverno, ovviamente sono shabby chic. Allora, questo qua è quello grande ed è veramente molto molto carino, perché ce n'era uno bianco con rosso, bianco e rosso tipo qua, e aveva il cuore rosso, però questo qua era già più versatile, non per forza solo per Natale. Guardate, è veramente grande, i cuori si possono spostare, sono fatti proprio bene, curato in ogni dettaglio. Proprio mi piace tantissimo. Questa è la federa, che comunque viene via, guardate, così, fate quei cuoricini, è grigio ed è così. E questo qui l'ho pagato solamente 9 euro, cioè proprio niente. E poi ho preso quello più piccino, vedete, da fare tipo un set così. Questo qui l'ho pagato invece, mi sembra 5 euro, adesso guardo. Sì, 5 euro questo qua, ma proprio niente. Ed è fatto così, molto carino. Anche questo si può togliere per essere lavato, anche i cuori si possono togliere per lavarli. È molto carino, comunque in una casa ci stanno bene, fanno arredo e sono molto molto belli, sono sia natalizi che d'arredo invernale. Poi passiamo alle cose che ho comprato qua. Allora, proprio queste qui le ho prese da Lidl, 1,99 euro, ed è un set di candele fatte a forma di stella. Queste qua vanno bene sia da mettere qua, sia da mettere su un altro che adesso vi faccio vedere. E sono carine, queste qua ce l'hanno di tutti i colori. Ecco, questo è quello che ho preso qua. È praticamente una specie di cestino a piattino bianco. Qui ha questo fiocco, cioè questo angioletto qui, molto carino. Qui ci sono queste foglie così con tutti i brillantini. Cioè al centro è fissato, al centro è ben fissato solido il bicchiere,
che appunto si può andare a riporre la candela. Adesso vi faccio vedere. Ecco, questa è troppo grande, per esempio. Vado a metterci quella un po' più piccina. Tanto non c'è problema perché abbiamo tutte le misure. Non ci va bene nessuna. Cioè, top. Guardate, perché non sono, è a forma di stella e quindi non riesce a entrare. Vabbè, ma qua ce ne metterò una. Vediamo se entra questa. Vediamo, questa si dovrebbe entrare, vediamo. Peccato perché era molto carina questa qua. Vediamo se la più piccina ci entra. No, proprio non va giù. Rimane così. Però anche così non mi dispiace. Però non è tanto carino. Ecco, appunto. Qua bisogna prendere le candele più piccole perché il diametro è grande. Quindi devo prendere una candela un po' più sottile di questa. Ma ce ne sono, è pieno proprio di candele. E quindi la comprerò perché è veramente bellissimo. Cioè, guardate. Questo anche soltanto come centro tavola fa una figura. E questo qui l'ho pagato, mi sembra, 4,90. Carinissimo. Mi piace tantissimo, davvero. Ho preso due portaceneri natalizi, uno è fatto così, scritto Merry Christmas e c'è un paesaggio di una casa innevata, insomma tipo, sì, una casa, e qui invece quest'altro qua l'ha scelto Davide, c'è scritto Buon Natale, Merry Christmas, con Babbo Natale, con le renne, i cerbiati sotto che guardano, le case innevate, molto molto bello. Questi qua pagati 90 centesimi a portacenere, veramente una sciocchezza. Poi ho preso questi qua sempre per fare le mie decorazioni. Questi qui, siccome io faccio la ghirlanda e ve l'avevo fatta vedere anche l'anno scorso, che l'ho fatta completamente io, l'ho presa grandissima, verde. E poi l'ho cominciata a riempire io. Ho preso questi due qua, questi due rametti, questi qui pagati 90 centesimi l'uno. E o 99, non mi ricordo, comunque lì siamo. E ho preso i due bianchi, queste ci sono le mele, c'è la stella, il fiocco di neve, questa è l'uva, queste foglie così, molto è molto carina. Questo proprio è molto molto carino. E poi ho preso invece due così per fare altre decorazioni. Anche questi qua 99 centesimi l'uno. Ci sono le pigne, ci sono le pere, c'è il melograno, credo, tipo delle bacche. Questo non so che cosa sia, tipo una mela, non lo so. Comunque è molto molto bello e costa veramente pochissimo, cioè bellissimo, veramente. Bene, queste erano le cose che ho comprato per Natale. Ah sì, ho comprato anche una candela da Lidl, quella rossa, una barattolina di vetro, quelle semplici, 90 centesimi. Ve l'ho fatto vedere nel video spesa, ce l'ho appoggiata, quindi non ve la faccio vedere adesso, ve la farò vedere nel room tour, alla cannella e a mela e cannella. E niente, questi sono i miei acquisti di Natale fatti in vacanza e qualcosa anche qua. Io spero che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia e niente, ci vediamo al prossimo video. Un bacione! E se non siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi, se no vi vengo a prendere a casa. Iscrivetevi anche al canale di coppia e al canale Chiara Alessandra ASMR. E niente, ciao!